Buonasera. Ringrazio innanzitutto chi mi ha preceduto, i partiti, i consiglieri, gli assessori, i segretari. Mariella, che è stata tirata dentro stamattina, pure una polemica stupida perché si strumentalizza tutto come se fosse qualcosa di diverso dal partito. Io lo voglio dire che mentre ed eravamo insieme anche il giorno delle elezioni a chiedere voti per il PD, a chiedere voti per te, qualcuno andava verso il mare. Volevo iniziare leggendo proprio l'atto. Io, sottoscritta dottoressa Emilia Laurito, notaio in Trebisacce, iscritta presso il collegio notarile dei distretti riuniti di Cosenza, Rossano, Cassoville e Paola, certifico che i signori Dinciana Francesca, prima firmataria, Dolce Francesco, Regaia Anna, Rosa Mario, Russo Pasquale, Salerno Eugenio, Sant'Agata Giuseppe, Massarotto Nord, Laghi Ferdinando, delle cui identità personali io notaio sono certa, hanno apposto le loro firme alla mia presenza in calce alle antescritte dichiarazioni. È la prima volta nella storia democratica di Castrovillari che un consiglio comunale si scioglie di domenica davanti a un notaio. Questo è l'atto che ha posto fine a un'amministrazione. Un'amministrazione che aveva avuto, e lo voglio ricordare, 6.600 preferenze al ballottaggio. 6.600 preferenze al ballottaggio. Lo dico con orgoglio, lo dico con soddisfazione e lo dico con rammarico, pensando alle 130 preferenze di chi si è fatto interprete dei sentimenti della gente, ritenendo in qualche modo, in una mania di protagonismo, che dopo 2 anni bisognava riconsegnare la parola ai cittadini, perché noi lo dobbiamo dire. Il consigliere Dinciana ha detto che bisogna restituire la parola ai cittadini dopo 2 anni, perché ovviamente, sostituendosi al legislatore che ne aveva fissati 5 per vedere l'operato di un'amministrazione e poi eventualmente essere confermato o bocciata, ha ritenuto che Castrovillari dopo 2 anni andava bene, perché nel delirio di onnipotenza si sostituisce anche al legislatore, non si fa così. Perché se il legislatore ha stabilito 5 anni, vuol dire che 5 anni bisogna vedere alla prova quella che è un'amministrazione, come è avvenuto a Frascineto. Poi il sindaco ha perso, abbiamo il nostro sindaco, che saluto, Angelo Catapano, sindaco del nostro partito. È importante questo, perché il 27 ero lì a Frascineto, eravamo lì segretario, a sostenere il nostro partito. Sono importanti le date, il 27 aprile, poi il 28 c'è il Consiglio Comunale. Però stamattina c'è stata una conferenza stampa per spiegare le motivazioni del perché si scioglie un consiglio comunale. Le motivazioni si danno prima, quelle dopo sono giustificazioni. Le motivazioni in una democrazia si danno all'interno dell'organo massimo della democrazia, che è il consiglio comunale, è già stato detto. Però è importante andare di domenica davanti a un notaio. È importante poi successivamente dire che forse il commissario farà bene. Guardate, io sono solito parlare con le carte, altrimenti si fanno parole come quelle fatte stamattina e come quelle fatte nei giorni precedenti, e si fanno parole senza in qualche modo collegarsi a quello che è stato precedentemente. Allora lo dico con le parole di un consigliere comunale che il 29 novembre del 2013, nella delibera numero 79 di Consiglio Comunale, in occasione del bilancio di previsione, approvazione del bilancio di previsione, attenzione, che è l'atto fondamentale, quello che poi legittima la spesa, è quello che dice ai funzionari, ai dirigenti, ai dipendenti, alla stessa amministrazione, bisogna fare questo. Voi dite, ma si approva il 29 novembre?
Purtroppo le difficoltà che ci stanno in Italia hanno spostato l'approvazione di un bilancio di previsione dal 1 gennaio al 29 novembre. 29 novembre 2013 noi approviamo il bilancio di previsione, che è l'atto con cui stiamo lavorando tuttora, perché il bilancio del 2014 è stato spostato al 31 luglio. Dice un consigliere comunale: io credo che chi governa non deve fare distinzione, non può pensare di governare una parte delle città, deve governare tutta la città, perché tutti i cittadini, anche quelli che non hanno votato questa maggioranza, hanno diritto di avere tutelati i diritti, hanno diritto di avere un lavoro, hanno diritto ad avere la possibilità di mangiare quotidianamente. I fatti sono conseguenziali a quello che noi stiamo dicendo in questo momento. Non abbiamo mai preso in giro nessuno, abbiamo sempre con molta chiarezza detto quali sono le nostre possibilità. E se sono risicate, certo non si può imputare ad un'amministrazione che, insediatasi un anno e mezzo fa, ha trovato il comune in una condizione debitoria per la quale solo il dissesto avrebbe dato la soluzione definitiva. Bene, noi politicamente non abbiamo voluto il dissesto, noi abbiamo evitato che questo comune andasse in dissesto, perché forse ancora non è chiaro a noi tutti e a tutti i cittadini, attenzione, che un commissario in un ente pubblico sarebbe stato deleterio, perché avrebbe significato l'aumento a manetta al 100% di tutte le tasse e non avrebbe avuto nessuna possibilità di programmazione. Consigliere Giovanna D'Ingianna, consigliere Giovanna D'Ingianna, questo diceva, sapete com'è che ha votato? Vi leggo la dichiarazione di voto, perché stamattina ha avuto il coraggio di dire che noi non stavamo rispettando quello che era il programma. Consigliere Giovanna D'Ingianna, PSI, per le ragioni espresse nel mio intervento in qualità di capogruppo del Partito Socialista, esprimo voto favorevole al bilancio perché è in perfetta sintonia con quelle che sono state le linee sottoscritte dal primo momento in cui ci siamo insediati. Questo diceva il 29 novembre. Guardate, il 28 aprile si approvava il consuntivo. Un previsionale approvato il 29 novembre è già un consuntivo, perché poi il 10 chiude la tesoreria, il 10 dicembre non si può spendere più niente. Lo stesso consigliere comunale, il bilancio che ha approvato lo viene a contestare nel consuntivo dopo che era già stato speso. E poi ci dice, questo è importante, che l'ha fatto per il bene della città. Il documento è questo, ve lo leggo testuale, consegnato il 28 aprile. Il 28 aprile. Il documento che ha portato allo scioglimento, perché per me il Consiglio Comunale, adesso vi leggo il messaggio che ho mandato il 28 aprile, per quanto mi riguarda il Consiglio Comunale e l'amministrazione è caduta il 28 aprile, quando, attenzione, alle 18 avevamo il Consiglio Comunale, poi vi dico gli orari. Scrivono i due consiglieri D'Ingianna e Dolce: pertanto, ritenendo che la nostra comunità non possa più attendere, ti chiediamo, attraverso la condivisione del presente documento, io dovevo condividere questo documento, di porre in essere ogni azione opportuna per l'effettivo e reale rilancio di questa consiliatura, attraverso la totale revisione dell'organo esecutivo, quindi tutta la giunta a casa, e di tutti gli organismi di amministrazione e controllo delle società nelle quali l'ente detiene partecipazione di capitale. Questa è la motivazione politica. Attenzione, andiamo avanti. Per come sopra rappresentato, ti chiediamo, facendo appello al tuo buonsenso, adesso il ricatto si chiama buonsenso, l'immediata valutazione e sottoscrizione del presente documento, e ti informiamo che ogni nostra considerazione e decisione sull'argomento posta all'ordine del giorno, il bilancio del Consiglio odierno, sono strettamente correlate alle stesse. A dire, o azzeri la giunta, o mandi a casa tutti quanti del Consiglio di amministrazione, o non ti votiamo. Questa è la grande democrazia di questi consiglieri comunali. Guardate, sapete come ho risposto? Ce l'ho ancora il messaggio, perché questo documento mi è stato consegnato il 28 aprile alle 16.43. Alle 16.44 le ho scritto questo messaggio: grazie per questo bel documento. Sai perfettamente che non farò mai quello che c'è scritto. Da domani possiamo iniziare la nuova campagna elettorale per le elezioni amministrative di ottobre.
Forse ho detto un azzardo, ho detto io sarò candidato a sindaco del centro-sinistra. Buona fortuna. Guardate, nemmeno un secondo ci abbiamo pensato, perché noi ci siamo candidati non, come dice la signora, in continuità con la precedente amministrazione. Noi ci siamo candidati per dare moralità all'azione amministrativa. E se sono un tiranno perché faccio rispettare le regole, allora sono un tiranno. Perché? E lo dobbiamo dire, altrimenti che cosa siamo venuti a fare qui questa sera? Le date sono importanti. Il 24 aprile noi abbiamo fatto l'assemblea dei sindaci per nominare il presidente del COSPO. E noi abbiamo ovviamente individuato i criteri. Gli altri sindaci del territorio, quelli presenti, il consigliere Di Gianna verbalizzava, hanno dato mandato al sottoscritto di riempire il verbale con il nominativo del presidente. Bene, sarebbe stato sufficiente mettere il nominativo del presidente che voleva, caldeggiava la consigliera Di Gianna. Non l'ho fatto perché non devo barattare il mio posto con gli interessi della città, il COSPO, il consorzio dei servizi sociali. Un inciso, questo verbale era conservato nell'armadio della mia stanza, è sparito. Ho dovuto fare una denuncia perché è sparito il verbale dove i sindaci delegavano il sottoscritto all'individuazione del presidente del COSPO. Che cosa dire? Non abbiamo discusso. Prima del Consiglio Comunale, prima di ogni Consiglio Comunale, ogni martedì facevamo riunione di maggioranza. Anche quel giorno, quella settimana, non l'avevamo fatto di martedì, l'avevamo fatto di mercoledì. Nessun rilievo rispetto al conto consuntivo. Un unico rilievo. I consiglieri, gli assessori, chi c'era, è rimasto esterrefatto. Non si era mai sentito una cosa del genere nella nostra sala di giunta. Dobbiamo sederci attorno al tavolo perché dobbiamo vedere quali sono i posti di lavoro e li dobbiamo assegnare, li dobbiamo distribuire. Ha avuto un netto, e lo sottolineo più volte, rifiuto, rigetto, presa di posizione da parte del sottoscritto, detto all'interno di questo comune. Questi discorsi non verranno mai fatti, li vai a fare fuori, perché quando noi abbiamo ricevuto, quando il sottoscritto ha ricevuto il titolare dell'impresa che deve fare i lavori sulla 534, l'ha ricevuto al tribunale e ha detto che noi siamo per la legalità, assumi gente di Castrovillari, gente che ha bisogno, famiglie bisognose, ma assolutamente noi non ti daremo nessun no. Altro che ci dovevamo sedere intorno a un tavolo per andare ad individuare quelli che erano i posti di lavoro. Evidentemente questa mentalità che a noi non appartiene, appartiene a qualcun altro. E il mercoledì 21 un imprenditore di Castrovillari mi ha chiamato scandalizzato, io ho detto chiudile il telefono in faccia e così ha fatto, per ricevere richieste pressanti del consigliere che doveva assumere un dipendente il giorno dopo. Lo dico perché ci sono evidentemente i tabulati telefonici, 21 maggio, per sottolineare chi doveva essere assunto. Queste cose a noi non ci appartengono. Noi abbiamo un criterio diverso di gestione della cosa pubblica. Il nostro criterio, sapete qual è? Che i revisori dei conti, anzi poi faccio un passaggio su un revisore dei conti della precedente amministrazione, i revisori dei conti li abbiamo sorteggiati, non li abbiamo scelti come si faceva un tempo. E sapete chi è che ha estratto i bigliettini? Il consigliere Ringian. Li abbiamo sorteggiati. Dicevo di un precedente, tra le varie dichiarazioni ho letto anche quelle di Forza Italia. Io trovo già disdicevole che chi ha svolto per 6 anni il ruolo di revisore dei conti all'interno di questa amministrazione poi possa essere anche un protagonista attivo dei partiti. Dico nome e cognome perché non ho difficoltà. È il revisore Pidoli che si è permesso di dire praticamente, di spiegare alla città la confusione che c'è. Scusate. Ma 6 anni, il revisore dei conti, quello che poi ha portato alla delibera della Corte dei Conti che ha detto che il comune era strutturalmente deficitario per
perché i dati posti nel bilancio non erano veritieri e quindi erano falsi, viene a fare la morale a noi che c'è la confusione sull'IMU, quando tutti, anche le pietre, sanno che l'IMU sulla seconda casa, sulla prima casa a Castrovilla non si è pagata a dicembre perché non l'abbiamo aumentato, e che l'IMU sulla seconda casa era dello stesso importo della prima e quindi non c'era nessuna confusione. Ma di cosa parliamo? È questa la politica all'interno della nostra città? Ve lo dico io qual è la politica all'interno della nostra città. Che per la prima volta gli scrutatori, sono stati sorteggiati con questa amministrazione, perché prima era un oggetto di scambio anche elettorale gli scrutatori. Volete sapere come sono state scelte le borse lavoro che hanno lavorato per 3 mesi al comune? Con una commissione dove i politici non sono in nessun modo entrati, e per garantire la correttezza abbiamo chiesto che la presidenza che ha fatto i lavori, e la ringrazio, non faccio il nome, ringrazio il tribunale tutto che ci ha messo a disposizione questo giudice gratuitamente, ha fatto la graduatoria sulla base delle esigenze effettive e non sulla base delle sollecitazioni che venivano da questo o quel consigliere comunale. Questo abbiamo fatto, dobbiamo pagare, è tirannia questa. Allora, se questa è tirannia, va benissimo. Così come, e lo dico con, guardate, su Facebook si leggono tante cose, io non ci sono, poi me le riferiscono. L'altra volta ho dovuto rispondere a uno che continuava ad attaccare, perché evidentemente, anzi, siccome si era proposto, era stato proposto a fare il presidente della società del gas, non l'avevo nominato, aveva questo risentimento. Fino a 2 giorni prima ero buono. Ma lo ricordava l'altra volta il consigliere Pino Russo. Noi abbiamo imbiancato le scuole di Castrovillari con i disoccupati. Siamo stati minacciati all'interno della stanza del sindaco da chi per anni aveva preso in appalto, senza mai evidentemente realizzarli, perché non vedevano un'imbiancatura da anni, perché non gli abbiamo affidato direttamente senza gara d'appalto. L'abbiamo fatto con i disoccupati. Non l'abbiamo più fatto con chi per anni, senza realizzare quello che era l'appalto fatto, aveva avuto in affidamento diretti lavori. Dicevo, abbiamo un consigliere che è in grado di individuare anche qual è l'aspetto più alto della democrazia, ma che per quanto mi riguarda è solo affetto da mania di protagonismo. Vi leggo un comunicato stampa che è uscito giovedì 17 aprile 2014. Ve lo leggo perché, lo dico pubblicamente, mi sono preso un grande rimprovero giusto da parte del vescovo di Cassano, senza che il sottoscritto c'entrava niente. Ho dovuto fare la rettifica perché il consigliere in questione, oltre a sostituirsi al legislatore, ha detto testualmente: il consigliere comunale Giovanna Ringianna si attiverà da subito in preparazione della venuta di Francesco. In preparazione della venuta di Francesco, deve essere un suo compagno di scuola, per organizzare una serie di incontri, dibattiti e convegno al fine di avviare una profonda riflessione con le istituzioni politiche, religiose, rappresentanti delle forze sociali, produttive del mondo dell'associazionismo sul significato della visita del Papa. Cioè, praticamente si doveva sostituire al vescovo per fare la riflessione con gli organi religiosi sulla venuta del Papa. Non è finita qui, perché non solo si sostituisce alla parte religiosa, si sostituisce anche allo Stato quando dice che bisognerà istituire una task force all'interno del comune e predisporre da subito un opuscolo informativo dove riportare tutte le notizie logistiche, dove dormire, dove mangiare, come raggiungere i luoghi dove il Papa andrà in visita. Scusate, questo è il compito della task force che il vescovo e il prefetto insieme ai sindaci, ma tutto questo lo doveva fare il consigliere Ringianna. Ma ha chiamato giustamente il vescovo, ha detto: ma che sono queste cose che scrivete? Io ho dovuto fare la rettifica, perché questo scriveva la nostra consigliere comunale, e non è l'unico rimprovero che mi sono dovuto prendere. Però giustamente non c'era dialogo, ma io 2 volte al giorno a perdere tempo con tutte le sue strategie, di grazia, forse non era lei che veniva al comune,
Forse non è da lei che il 28, dopo che abbiamo fatto lo screening ortopedico all'asilo nido, dopo che ovviamente aveva invitato tutti i sindacati, il direttore sanitario, per fare una visita ortopedica ai bambini, alle 13.30 facciamo le foto tutti insieme, dico, chiedo scusa, per oggi pomeriggio abbiamo consiglio comunale, tutto a posto, tutto a posto. Ero all'Apollino gestione impianti, c'era anche il sindaco di San Basile, mi ha visto sbiancare. Arrivano due esponenti candidati con le liste civiche, con il consigliere Laghi, e mi portano questo documento che o azzeriamo la giunta o ce ne andiamo tutti quanti a casa. I rapporti personali sono fondamentali. I rapporti personali sono quelli che il giorno, il lunedì, dopo le Palme, hanno portato il consigliere in questione a chiamarmi a dire dove sei che dobbiamo parlare, non so di che cosa dovevamo parlare, ho detto non posso parlare, sono impegnato con i ragazzi, siamo al pranzo dei 100 giorni, vengo io. Ho detto ma non sono a Cassoville, sono a Civita, dopo un quarto d'ora è arrivato. Per dirmi quanto ero importante nella conduzione di questa amministrazione, per dire come stavamo lavorando bene. In pratica ho dovuto lasciare i ragazzi, uscire fuori e stare mezz'ora per le strade di Civita a parlare alla gente che passava, chissà che cosa pensava. Dopodiché, dopo mezz'ora, lo ricordavamo l'altra volta con i ragazzi quando mi chiedevano chi è questa consigliera, ho detto è quella che ci ha disturbato anche al pranzo dei 100 giorni, e mi ha detto ovviamente che riconfermava, che avrebbe rafforzato la maggioranza con il consigliere Dolce. Sto parlando di aprile, il Pasqua è stata il 21, quindi sto parlando del 15 aprile, non un secolo fa, il 15 aprile, la stima, la fiducia, l'affetto, i baci prima di andare via, i ragazzi mi hanno ricordato, il ristorante si chiamava l'Antico Ulivo, è giustamente quello del bacio di Giuda. Diceva prima Rosaldo, autocritica, certo l'autocritica, sono stato io a dire a Carlo Sanginetto, non ti preoccupare, ti garantisco, mi ha detto lei, mi ha dato la sua parola d'onore che ti sosterrà lealmente, e si è dimesso, ha fatto il vice sindaco, è un errore mio, me lo prendo tutto, si è dimesso altrimenti non avremmo avuto questi problemi, perché la gente non l'ha voluta. La gente non l'aveva eletta, è entrata e subentrata, e questo è un dato. E poi ci viene a dire ma noi non abbiamo realizzato i fitti passivi. Noi il giorno dopo abbiamo eliminato il primo fitto passivo della scuola di Viale del Lavoro. Ma come facciamo ad eliminare gli altri fitti passivi dove sono gli uffici comunali se il comune non è ancora pronto e mancavano 230.000 euro che abbiamo dovuto recuperare con la devoluzione dei mutui e che adesso abbiamo fatto e che adesso c'è il progetto esecutivo e che adesso si possono realizzare i lavori? Che senso ha dire che il patrimonio immobiliare del comune non è stato gestito correttamente, se noi l'abbiamo detto all'interno, io l'ho scritto, loro l'hanno corretto, all'interno di questo lungo documento dove dicevo proprio che i più importanti beni patrimoniali dovevano essere messi a reddito, un potenziamento dell'ufficio, perché su tale aspetto si registrano nostri colpevoli ritardi. Sono stato io il primo a fare autocritica. Questo documento sulle azioni da porre in essere, perché avevamo ancora 3 anni, è stato sottoscritto da tutti, è stato sottoscritto anche dal consigliere Dingian, non dal consigliere Dolce perché non ha mai fatto parte di questa amministrazione, eppure si è permesso di criticare questa amministrazione, non so sulla base di quali elementi, perché io non l'ho mai sentito parlare. In 2 anni in consiglio comunale io non l'ho mai sentito parlare, notavo la sua esistenza perché ogni tanto passava dai banchi della maggioranza, andava a quelli della minoranza, avanti e indietro, portandosi dietro il bigliettino dei partiti, che pure quello cambiava, così come faceva Linus con la sua coperta. E allora vi dico, andiamo anche alla conclusione perché sennò la facciamo lunga. Qualcuno dice non avete fatto niente. Bene, io vi dico una cosa, appena ci siamo insediati abbiamo avuto la problematica del tribunale. Contrariamente a quello che qualcuno può pensare, ma qui c'erano e c'erano anche i consiglieri che poi hanno firmato, pensa Eugenio Salerno perché era anche lui con noi quando siamo andati a parlare la prima volta
al Parlamento, ci è stato detto brutalmente, in Calabria chiude solo Castrovilla, di tutti gli altri tribunali si salva. Ebbene, mi pare che il tribunale di Castrovilla si sia salvato, ci ha aggregato anche quello di Rossano e non ha chiuso, anzi in quella struttura dove, grazie all'impegno del sottoscritto che il 28 gennaio del 2013 insieme al responsabile dell'ufficio eravamo al Ministero, abbiamo ottenuto 1.200.000 euro, i lavori sono stati appaltati, sono stati consegnati anche domani. Tutti gli arredi fissi del nuovo tribunale possono essere consegnati perché questa amministrazione ha portato a casa questo risultato. Così come subito dopo eravamo al 6 settembre e ci arriva la tegola della delibera della Corte dei Conti. Siete strutturalmente deficitari. È chiaro che siamo strutturalmente deficitari. Avevamo debiti con tutti. Avevamo debiti con tutti. Sapete qual è un altro grande merito di questa amministrazione? Lo dico con rammarico, perché dopo che sono tornati da Trebisaccio sono andati a festeggiare in un noto studio professionale castrovillarese. Voglio dire una cosa, Leo Battaglia ha gioito ovviamente, però ha fatto una considerazione, perché lui viene e sta in mezzo alla gente. Non sono metodi che appartengono alla politica. La famosa borghesia illuminata, che illuminata non è per niente, di Castrovillari, è andata a festeggiare. È andata a festeggiare giustamente perché uno dei debiti, ne abbiamo tanti debiti rilevanti, ma abbiamo circa 900.000 euro di debiti nei confronti dei professionisti, degli avvocati, debiti fuori bilancio perché venivano conferiti incarichi senza la copertura finanziaria, debiti che dovete pagare voi. In due anni non abbiamo dato un solo incarico legale, in due anni abbiamo difeso l'ente con un contratto part time di un dipendente della comunità montana, non abbiamo dato un incarico. Se pensate che un solo professionista di Castrovillari, dove poi si è festeggiata, avanza dal comune di Castrovillari 600.000 euro, allora dico, li avevamo i nemici all'interno di questa città, ma non erano i nemici della democrazia. Non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto il piano di lavoro locale, Castrovilla del comune capofila. Castrovilla ha messo insieme 56 comuni, il nostro progetto è stato il primo in Calabria, il secondo quello di Lamezia, ha preso 1 milione di euro meno di noi. Chi lo gestirà questo progetto? Sono in pubblicazione, in prepubblicazione, i bandi di un progetto, piani di lavoro locale, che creerà 225 nuovi posti di lavoro in tutto il nostro territorio. A chi li facciamo gestire? Li facciamo gestire al commissario. Il sindaco di Cassano, che saluto anche per la solidarietà espressa giustamente, essendo l'altro comune, ha detto: noi siamo pronti e disponibili a portare avanti questo progetto perché è un partner importante. L'avremmo dovuti gestire noi. 430.000 euro, noi abbiamo lavorato con l'università, il progetto per il marketing territoriale già finanziato, ce l'abbiamo, adesso chi lo andrà a vedere per vedere se va bene, se va male, se per la nostra città è rispondente alle esigenze, lo facciamo vedere al commissario. Le piste ciclabili le abbiamo già appaltate, inizieranno a breve perché entro fine anno va rendicontato almeno il 40% dei lavori. Quindi 1.600.000 euro sono già stati appaltati. E 10 giorni fa non è venuto per caso il funzionario della Regione Calabria a dire che ci finanziava anche il completamento del Castello Aragonese. E questo finanziamento chi l'ha ottenuto? Tra 10 giorni verrà pubblicato il bando di 8 milioni di euro per quanto riguarda la depurazione della rete fognante. È un progetto nostro, è un progetto a cui ha lavorato l'ufficio tecnico, senza dare incarichi all'esterno. Perché noi non abbiamo dato né dirigenze esterne né consulenze, nessuno si è ingrassato con il comune. Anzi, ci tengo a dirlo perché un'opposizione squallida in due anni non ha saputo dire nient'altro che ha sistemato la moglie. Sono stato costretto a pubblicare sulla pagina Facebook la dichiarazione dei redditi di mia moglie dell'anno in cui c'era Blaiotta, all'anno in cui ci sono stato io, dove si è registrata una diminuzione di 5.000 euro, altro che avevamo sistemato, anche a questo sono stato costretto. 8 milioni di euro per la depurazione,
Il progetto Mani Tese a favore dei soggetti in difficoltà si è piazzato quinto a livello nazionale del Ministero dell'Interno. C'è il cofinanziamento che deve essere messo nel bilancio, già gliel'ho segnalato al commissario. Lo farà, mi auguro, perché sono 170.000 euro che vanno alle famiglie in difficoltà. E ancora, i PAC, a cui ha lavorato tanto il vice sindaco, i piani di azione e coesione sociale, in materia sempre di sostegno ai più bisognosi, sull'assistenza domiciliare integrata domestica, sugli asili nido, sono circa 2 milioni di euro per il nostro distretto, stanno arrivando, a chi li facciamo gestire? Al presidente del COSPO che voleva il consigliere Di Gianna, o li facciamo gestire all'assemblea dei sindaci che giustamente adesso sono rinnovati e avranno per fortuna, mi auguro, la bontà di nominare un vero esperto e non riciclati della politica. Ancora, consigliere, anzi assessore Lo Iacono, quante volte siamo andati a Catanzaro perché il progetto per la messa in sicurezza e la riapertura della discarica di Campo Lescio era bloccato? Abbiamo parlato con il nucleo via, abbiamo parlato con i responsabili, abbiamo ottenuto tutte le autorizzazioni. Finalmente ce l'abbiamo fatta, il progetto è stato approvato, è stato mandato alla Gazzetta Ufficiale per l'aggiudicazione, un altro milione di euro. E senza rimborsi privati, mi suggerisce il consigliere Russo. Ma un'altra cosa la voglio dire su tutti quanti criticano che la nostra città è sporca, è sporca. Un altro merito della nostra amministrazione, sapete qual è? Che finalmente la Regione Calabria ha capito che chi fa la differenziata, chi lavora, chi spende più soldi deve essere premiato. Ha fatto la graduatoria con cui i comuni devono conferire sulla base della meritocrazia. Il comune di Cassovilla è quarto, i primi tre sono comuni di 700-800 abitanti. Il primo comune sopra i 20.000 abitanti, che ha ben oltre il 50% di raccolta differenziata, il primo in Calabria è il comune di Castrovilla, che si sappia. E ringraziare l'assessore Castagnaro per tutto quello che ha fatto, i 200.000 euro, finalmente abbiamo ottenuto il finanziamento per la ristrutturazione del castello del vecchio mattatoio. Ancora, i contratti locali di sicurezza. Tutti dicono quanto riapre il cinema Vittorio? Il cinema Vittorio non può aprire, non ci sono le poltrone, a meno che qualcuno non pensa di fare gli spettacoli, ognuno si porta le sedie da casa. Però abbiamo fatto e abbiamo partecipato insieme alla provincia ai contratti locali di sicurezza e verrà finanziato perché ci è già stato anticipato. Ancora, il palazzo di città è in fase di pubblicazione, il bando. La scuola elementare di Via Roma, abbiamo approvato il progetto, abbiamo fatto la devoluzione del mutuo e deve essere completato. Abbiamo approvato già il progetto di variante per quanto riguarda la scuola dell'infanzia che diventerà scuola materna. Ancora, l'efficientamento energetico della scuola De Nicola va semplicemente sottoscritto il decreto al Ministero. Il campo di calcio di 250.000 euro da realizzare di calcetto all'interno del villaggio scolastico è già stato approvato, il progetto deve essere solo appaltato. Chi andrà a definire l'agibilità? Questo è un altro dei grandi mali di questa amministrazione, anzi di questa città. La macchina comunale. Qualcuno, anzi stamattina il consigliere Di Gianna ha detto: ho chiamato la finanza per controllare i dipendenti. Guardate, io ho chiamato la finanza affinché in maniera rigorosa controllassero non i dipendenti, ma quella parte dei dipendenti, qualcuno, che in realtà non svolgeva appieno il proprio lavoro, ma non perché non avessi contezza di quello che succedeva, perché, e credetemi, quando ho avuto contezza di qualcosa, ho fatto le denunce personali e spero che vanno in porto, perché chi svolge un ruolo pubblico e si approfitta della propria posizione deve pagare. E dicevo, i grandi mali della macchina amministrativa. Qualcuno dice: ho contro tutta la macchina amministrativa. Beh, io non penso proprio. E voglio ringraziare, partendo dagli uffici che sono allocati a Palazzo Cappello, tutto l'ufficio attività produttiva,
gran parte dell'ufficio cultura, non tutti, dell'ufficio cultura e della biblioteca, quelli dell'ufficio relazioni con il pubblico, una metà, grosso modo, dell'ufficio anagrafe, assolutamente non tutti, gran parte dell'ufficio tecnico, gran parte dell'ufficio urbanistico, non tutti, giusto qualcuno dell'ufficio ambiente, assessore Lo Iacono, mi dispiace. Voglio ringraziare interamente l'ufficio personale, l'ufficio di ragioneria, l'ufficio appalti, l'ufficio di segreteria, l'ufficio gabinetto. Voglio ringraziare quasi tutto il comando della Polizia Municipale. Voglio ringraziare giusto qualcuno, ma veramente qualcuno, dei servizi sociali. Lo dico con la mia consueta tranquillità, perché è normale che c'è qualcuno che svolge con coscienza il proprio lavoro, tanti di quelli che ho citato, c'è qualcuno che funziona a gettone, se lo paghi va avanti, altrimenti si ferma, e questi non possono svolgere il ruolo pubblico, perché sono già pagati per svolgere l'attività pubblica. Dicevo, il grande male di questa città, quello che toccavamo era una pratica incompleta. Dovevamo riaprire il vecchio tribunale, è venuto fuori dopo 40 anni che c'è stato il tribunale all'interno di quella struttura, che forse quando è stato realizzato avevano litigato con l'impresa, per cui non è collaudato, non ha il certificato di idoneità statica, non ha il certificato di agibilità. Questa era la nostra struttura. Quando abbiamo presentato il progetto per l'efficientamento energetico della scuola materna di Contrada Porcione, abbiamo avuto il problema che ancora risulta di proprietà dell'ATERP, e quando dovevamo asfaltare via Scantelberg risulta che non è comunale una strada pubblica. Queste sono le gravi irregolarità all'interno di questo nostro comune. Che cosa devo dirvi? Che il secondo campo di calcio era stato realizzato su un terreno ceduto dal comune? O devo dirvi per caso che anche il canile era stato realizzato su un terreno la cui particella risultava intestata a un privato? E allora il grande problema che abbiamo al vecchio tribunale, che non riusciamo ad aprire perché non è assolutamente dotato dell'autorizzazione, però abbiamo fatto la gara per affidare l'incarico, è scaduto, c'è un progettista, un professionista che spero prestissimo riuscirà a realizzare. Avevamo iniziato a parlare della stabilizzazione dei precari. Abbiamo il problema grosso presso il Ministero dell'Interno, il problema del piano di riequilibrio pluriennale. Guardate, noi non siamo fuori dalla crisi finanziaria. Noi, vi ho detto prima, 900.000 euro di spese legali, ma noi abbiamo circa 6 milioni di euro di debiti con la Sorica. Abbiamo pagato 1.300.000 euro con il commissario per l'emergenza rifiuti, ma ce ne sono ancora. L'ENI avanza 1.200.000 euro da parte del comune di Castrovillari, anche altri fornitori, sto parlando tutti i debiti che abbiamo ereditato e tutti riferibili a periodo antecedente al 2012, ci sono le fatture, ci sono le richieste, tant'è vero che noi abbiamo fatto il contratto con Enel Sole, ma l'ENI rischia davvero di mandare sotto sopra il comune di Castrovillari perché ha credito 1.200.000. Sapete che bella sorpresa abbiamo trovato quando ci siamo insediati? Che pagavano 2.000 euro di bollette ogni bimestre, come siamo arrivati noi a giugno ci è arrivato il conguaglio, chissà per quale motivo, 1.200.000 euro di conguaglio di energia elettrica. Nel pagare gli stipendi, quest'anno siamo in una situazione in cui il Comune dall'inizio dell'anno ha avuto come trasferimenti statali 900.000 euro, se considerate che solo gli stipendi mensili dei dipendenti degli LSU sono tra i 500 e i 600 mila euro, vi rendete conto che cosa vuol dire. Noi non abbiamo ancora inviato i ruoli acqua, non abbiamo ancora inviato i ruoli tasso, non si è pagato l'IMU, eppure abbiamo garantito i flussi continui di pagamento. Perché non l'abbiamo fatto l'anno scorso? Non l'abbiamo fatto l'anno scorso perché l'anno scorso la BNL ha chiuso un conto parallelo che era stato aperto per garantire la liquidità dell'ente, e poi si sono presi i soldi a gennaio 2013 e ci siamo trovati d'improvviso con meno 600.000 euro. Questa è la sana e corretta gestione finanziaria, però il piano non è pronto.
E a chi dice che non siamo intervenuti sulla macchina comunale, voglio ricordare che abbiamo fatto non solo la dotazione organica inviata al Ministero dell'Interno, ma anche il piano della performance per verificare come i dipendenti lavorano e quanto producono. Altro che non abbiamo fatto niente. Abbiamo fatto tanto, abbiamo fatto anche degli errori, li ho detti prima. Sicuramente non era giusto che la città di Cassovilleri fosse affidata a un commissario. Nessuno poteva forse prevedere così a cuor leggero che non si votava in autunno e che si voterà a maggio. Noi faremo di tutto chiedendo di essere abbinati alle elezioni regionali. Però a chi ha tentato anche stamattina di screditare un partito, di screditare uno schieramento, il centro-sinistra, voglio dire che i primi attestati di stima e di solidarietà al sottoscritto sono venuti dal Partito Nazionale, che hanno detto praticamente hanno fatto un danno alla vostra città perché si voterà a maggio dell'anno prossimo. E subito dopo mi ha telefonato il segretario regionale del mio partito e poi il segretario provinciale e poi i segretari dei circoli, i sindaci di questo territorio. C'è l'onorevole Mario Franchino qui che mi dice che anche il gruppo consiliare allo stesso modo esprime il massimo della solidarietà. Altro che il Partito Democratico ci ha lasciati soli. Certo, non sono venuti gli attestati da parte di tutti, qualcuno del territorio se l'è dimenticato evidentemente. Non è un problema. Quando il Partito Compatto riconosceva alla città di Castrovillari un ruolo importante, tant'è vero che gli è stata affidata anche l'organizzazione della festa regionale. Il centro-sinistra è unito. Il centro-sinistra si ripresenterà più unito che mai, più carico che mai alle prossime elezioni. Il centro-sinistra vuole nuovamente vincere a Castrovillari perché vuole dire innanzitutto a questa opposizione che in 2 anni ancora stiamo aspettando le vostre proposte, se non quella strumentale di titolarmi, hanno fatto litigare persino con alcune famiglie perché dovevano intitolare i chiostri a 2 persone illustri di questa città appena scomparse, senza sapere che per legge gli spazi pubblici non possono essere intitolati se non dopo 10 anni dal loro decesso. Queste sono le proposte che sono state fatte. Non abbiamo visto niente, stiamo solo assistendo in questi giorni. Un consiglio, consigliere Massarotti, se ritieni che ci siano delle cose, o le dici apertamente e ti prendi il coraggio di denunciarle come fa il sottoscritto, e se sono vere produrre risultati, e se sono falsi ti prendi una bella denuncia per calunnia, oppure, visto che sei un giovane che evidentemente ha capito poco della politica, le cose si devono dire e si devono affermare, perché questo schieramento di centrosinistra in campagna elettorale non ha fatto nessuna promessa elettorale se non quella di governare con lealtà, onestà e correttezza, e questo ha fatto. Guardate, è tardi, ce ne andiamo, è un arrivederci. Non è certo un addio, dice una canzone. Però voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto e ci hanno sostenuto lealmente. Voglio ringraziare i giovani che sono tanti qui. Veramente una scoperta, veramente una grande forza. Veramente ho accettato di perdere 2 consiglieri che evidentemente valevano poco, lo ricordava prima il consigliere Rati. L'ospedale Spock di Cassovillari è salvo, per chi non lo sapesse, perché il tavolo Massicci, anche grazie a tutto quello che noi abbiamo mandato, l'ha bocciato l'accorpamento Spock Castrovillari Acri, e il sottoscritto non ha disdegnato di denunciare penalmente il commissario Scopelliti, e la denuncia è andata avanti. Ho riscontri perché sono stato anche sentito come persona informata sui fatti, e mentre noi difendevamo l'ospedale di Cassovillari, per un piatto di lenticchie, il Presidente del Consiglio, un altro errore che ho fatto, io sono solito assumermi tutte le responsabilità, averlo fatto Presidente del Consiglio, difendeva Trematera perché aveva fatto bene, perché non avrebbe sottratto nulla all'ospedale di Castrovillari. Questi sono quelli che tutti insieme appassionatamente si sono messi in macchina per andare dal notaio.
E sapete cosa mi diceva il consigliere Salerno? Che dovevamo cambiare lo Iacono, non perché non era buono, ma perché era troppo bravo e non rispondeva a lui. E dovevamo nominare un altro assessore che lui mi diceva perché doveva gestire i lavori pubblici. Io mi sono candidato per garantire con lo schieramento di centrosinistra la correttezza, la limpidezza e la trasparenza dell'azione amministrativa. Per cui ho preferito perdere due consiglieri e poi ne abbiamo persi altri due. Ce ne siamo andati a casa, non fa niente, ma ce ne siamo andati con la schiena dritta, senza assolutamente perdere la nostra dignità. Perché come mi scriveva un amico, i posti da sindaco, la politica va e viene, la dignità una volta che è andata via non torna più. Io sono convinto di questo. Io intendo la politica soprattutto come rapporti personali di amicizia. Ho fatto esperienza all'interno dell'amministrazione Vico e i consiglieri comunali, gli assessori che erano con me sono ancora grandi amici miei. Molti sono anche qui a sentirmi e voglio anche ricordare quell'esperienza che sembra passato un secolo. Però in quella circostanza c'erano anche dei consiglieri dissenzienti. Il consigliere Filippo, il consigliere Edoardo Amato, si sono dimessi loro. Non sono andati dal notaio, altro stile, altro modo di fare politica, altro modo di stare nella città. Concludo con il messaggio che mi ha mandato Angelo Loiaco, uno dei tanti giovani. Ringrazio Dario D'Atri, ringrazio Armando Garofalo, ringrazio i preziosi consigli del consigliere Viceconte che mi ricordava che dal notaio si va per fare i contratti di società, si va per regolare gli interessi, non si va per sciogliere un consiglio comunale. Anche se la politica degli ultimi anni ci ha ricordato e ci ha insegnato che Prodi è caduto dopo 2 anni perché alcuni deputati, alcuni senatori erano stati comprati. Concludo con il messaggio di Angelo Loiacono perché davvero l'ho apprezzato. Dopo questa, me l'ha mandato lunedì, dopo questa giornata ricca di sensazioni indescrivibili, mi sento solo di ringraziarti per la fiducia che mi hai dato. Spero di non averti deluso in questo cammino fatto insieme, non mi hai deluso. Come dicevo al consigliere Salerno, se tu sei bravo devi crescere, no, come dicevo, poi questo ti fa le scarpe e non ti candidi più a sindaco. Scusate, ma un amministratore, un politico non deve far crescere le nuove leve, i nuovi dirigenti del futuro, o deve fare terra bruciata perché dobbiamo rimanere tutti nani. Mi ha insegnato tanto come uomo, con il tuo attaccamento ai valori veri della vita, famiglia e amici. E come politico, non cedere mai ai compromessi e alle tentazioni. La cosa più difficile nella vita credo sia provare ad essere uomini giusti. E tu lo sei. Tu e Roberta, mia moglie, siete esempi per una giovane coppia che si avvicina al matrimonio. Grazie, un abbraccio. Con queste parole e con questa dignità dico che ce ne andiamo a casa, ma con dignità, e non abbiamo ceduto ai ricatti e Casso Villari l'abbiamo lasciata assolutamente, assolutamente con un principio vero, che è quello dell'onestà e dei valori morali che il compagno Berlinguer ci ha insegnato. Guerra, voz.